Signore e signori, buongiorno, benvenuti nel polo scolastico sportivo intitolato alla memoria del professor Antonio Miglio. Siamo per cominciare questa cerimonia di inaugurazione. Partiamo subito con l'inno nazionale d'Italia. Ed ora, prima di cominciare questo evento, le ragazze dell'Istituto Comprensivo Palmieri San Giovanni Bosco ci presentano una loro bella coreografia. E tu dove vai a ballare? Vieni a ballare in Puglia! Per le ragazze dell'Istituto Comprensivo Palmieri San Giovanni Bosco, grazie a loro, grazie alle loro docenti. Entriamo nella presentazione di questa cerimonia di inaugurazione, che si tiene naturalmente nel pieno rispetto delle norme anti-Covid-19. Potete accomodarvi, lo diciamo così state anche un po' più comodi per chi ha il posto a sedere. C'è anche la diretta sulla pagina Miglio Sindaco Facebook, quindi la possibilità anche da casa di poter seguire questa manifestazione. Oggi questa struttura, questo pallone, che per chi ha qualche anno come noi ci riporta indietro nel tempo e ci ricorda che in questa struttura, proprio su questo campo, cominciò la leggenda della pallacanestro a San Severo e della cestistica a San Severo, che arrivò qui in questo pallone, in quello che naturalmente c'era precedentemente, a sfiorare la Serie A2. Chiamo padre Andrea Tirelli, parroco della chiesa di San Bernardino, che procederà al rito religioso e alla solenne benedizione del polo sportivo. Padre Andrea, puoi accomodarti? Prego. Il microfono. Prego padre Andrea.
al contrario di quello che diceva il presentatore, vi invito a metterci in piedi e seguire questo prevedito. Ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Che il Signore ci dà le energie perché lo serviamo con gioia. Aiutiamo i nostri fratelli e sottomettendo il nostro corpo alla sua legge ci rendiamo doni ad ogni opera di bene. Anche il tempo libero che offre una pausa di distensione allo spirito e l'opportunità di esercizi sportivi per il corpo è cosa gradita a Dio. Così, ristorati spiritualmente e fisicamente, rinvigoriti, ricoperiamo una maggiore armonia con il creato e il creatore, che ci renda più disponibili all'incontro e alla fraternità universale. Memori di questi principi ci riconosciamo nella preghiera che diciamo insieme. Padre nostro, che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberarci dal male. Salga a te le nostre lode, Padre, che nella tua provvidenza guidi a un fine di bontà e di grazia le fatiche e i progetti umani. Dà sollievo al corpo e allo spirito e aiutaci a disporre con saggezza del nostro tempo libero. Ascolta, Signore, la nostra fiduciosa preghiera, perché questi spazi destinati ad attività ricreative accrescano il vigore delle membra e favoriscano la serenità dell'anima. Fa che tutti gli sportivi sperimentino nella lealtà il valore dell'amicizia e, superando ogni forma di violenza, promuovano la civiltà dell'amore. Per Cristo nostro Signore. Dio infonde vigore ai corpi e luce alle menti. Ci guidi giorno e notte perché in fraterna amicizia diventiamo ambasciatori e testimoni di pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e su voi rimanga sempre. Amen. Grazie Padre Andrea del suo contributo. Cominciamo questa cerimonia di inaugurazione, una cerimonia che si terrà con il sindaco della città di San Severo, Francesco Viglio, che ha accolto il presidente e il governatore della regione Puglia, Michele Emiliano. Benvenuto presidente. Beh, un applauso, mi pare. Non poteva non essere qui quest'oggi uno dei figli prediletti sportivi della cestistica San Severo della nostra città, Walter Magnifico. Che qui su questo campo ha sperato la Serie A, che poi ha conquistato a Bologna prima e soprattutto alla Scaloni di Pesaro, di cui è stato capitano, ha vinto due scudetti, capitano della nazionale italiana di pallacanestro. Non devo aggiungere altro perché lo conoscete tutti. Saluto la dirigente scolastica della scuola media Palmieri San Giovanni Costa, la professoressa Valentina Cintoni, e con noi da qualche parte Mario Del Vicario, altra grande bandiera della cestistica San Severo. Eccolo lì, non mi vedevo Mario, eri dietro l'altro. E naturalmente un pensiero affettuoso Francesco Miglio, sindaco della città, e naturalmente figlio del professor Antonio Miglio, cui è dedicata questa struttura, ma saluto la signora Teresa Soduto, la moglie del professore Miglio. Grazie signora Teresa della sua presenza. Saluto Rosa e Gianpio, che sono gli altri figli di Teresa e Tonino Miglio. Tonino Miglio è stato per alcuni decenni insegnante di educazione fisica qui alla scuola media Palmieri, è stato a lungo anche vicepreside, ha insegnato all'ISS di Foggia,
È stato tra i primi docenti chiamati nel momento dell'istituzione dell'ISEF a Foggia, prima come sede distaccata dell'Aquila e poi proprio come sede autonoma. All'attività di docente ed allenatore di pallacanestro sono a lui dedicati tanti bei momenti. Aveva una sua società sportiva che era il Centro Olimpia, che è stato un punto di riferimento importante per tanti giocatori di pallacanestro che a San Severo hanno cominciato poi la propria carriera. In questa scuola ha diviso la sua attività di basket insieme a Cosimo Morfeo, a cui tributiamo un doveroso applauso, perché Cosimo Morfeo insieme a Palmiglio è stato un punto di riferimento per la pallacanestro non solo della scuola media Palmieri, ma per tutta la città e per tutto il territorio di San Severo. Ha condotto, mi piace ricordare questo episodio e questo aneddoto, il professore Miglio per 3 anni ha portato i ragazzi della scuola media Palmieri alle finali nazionali dei giochi della gioventù. Questo proprio a sottolineare la sua grande attività, il suo grande impegno nel mondo della scuola. A proposito di cestistica San Severo, come tutti sapete, non ci nascondiamo, ci sono dei tesserati della cestistica che sono risultati positivi al Covid-19. Non è presente qui nessun rappresentante della cestistica San Severo che ha voluto inviarci questo messaggio. L'Alianza Pazienza Cestistica San Severo, sebbene non presente fisicamente a scopo precauzionale, vuole prendere parte a questo ennesimo evento molto importante per la città. Questa palestra è il luogo da cui tutto è nato, da cui tutto è partito. È il luogo dove Cosimo Morfeo e Antonio Miglio hanno inculcato la maggioranza dei giovani sanseveresi l'amore per lo sport ed in particolare per il basket. L'attuale società cestistica Città di San Severo, che ricordiamo partecipa al campionato di Serie A2, oggi è solo l'ultima affidataria del frutto del loro lavoro e di questo siamo orgogliosi. Ci auguriamo che si riparta proprio da qui per far nascere, così come è stato in passato, altri fenomeni della nostra città. Noi stiamo investendo molto nel settore giovanile, in cui crediamo fermamente, anche per l'alto valore sociale e educativo generale. I neri, bene comune di tutta la nostra comunità, ci saranno sempre. Buona inaugurazione. E prima di dare la parola al sindaco della città che apre questo evento, uno degli allievi del professor Miglio è arrivato a giocare poi in Serie A con Cantù, con le maglie di Cantù, Bergamo e Gorizia. Walter lo ricorderà, era Nicola Foschini, anche Mario lo ricorderà. Nicola Foschini, che non vive più da una vita a San Severo, ha scritto al sindaco: caro Francesco, mi fa enormemente piacere che tu sia riuscito a fare questa cosa, tuo papà rappresenta un esempio per tutti quelli che hanno a cuore la principale risorsa di una comunità, i loro giovani. Aiutarli ad integrarsi in un gruppo, a prendere consapevolezza dei loro mezzi, a rispettare le regole e soprattutto ad apprezzare il proprio valore nel rispetto degli altri e quello che tuo papà ha fatto concretamente. Lo sport come scuola di vita è certamente una massima che tuo papà ha elevato a valore. Purtroppo lavoro e vivo in Estonia. Se non ci fossero state le restrizioni imposte dal Covid, non avrei mai mancato questa occasione per commemorare una delle figure più importanti della mia vita. Al momento è per me impossibile raggiungere l'Italia, neanche per vedere la mia famiglia. Sarò comunque presente con il cuore e un abbraccio a tutti, Nicola Foschini. Ed ora il sindaco della città di San Severo, Francesco Miglio, per il suo doveroso saluto e per il suo messaggio a tutti i presenti, qui e a casa, attraverso la diretta. Sì, grazie a tutti coloro i quali hanno voluto onorarci questa mattina della loro presenza. Saluto le autorità, saluto il presidente della regione, il grande allievo, ex allievo della Palmieri, Walter Magnifico, che ci onora della sua presenza, Mario, tutti coloro i quali anche via social ci seguono, coloro i quali di qui hanno cominciato a tirare il pallone a canestro. Perché lo diceva bene Michele Principallo nella sua introduzione, questo è un luogo
che simboleggia una bella, anzi bellissima storia. Questo è il luogo in cui sono nate amicizie, sono nati momenti di grandi emozioni, di grandi delusioni, dove molti ragazzi sono stati tolti dalla strada e avviati allo sport, dove molti di loro sono stati anche attraverso lo sport iscritti a scuola. Nei primi anni Ottanta il pallone della Palmieri era volato via e per ragioni di sicurezza l'amministrazione comunale di San Severo, all'epoca in carica, bene ritenne di non doverlo rifare. A distanza di circa 30 anni l'amministrazione comunale di San Severo ha ritenuto dover riportare alla luce questo impianto che simboleggia quella storia che a distanza di anni merita di essere ancora narrata, ancora raccontata, perché il rischio è che via via negli anni potesse cadere nell'oblio del tempo. E quindi l'amministrazione comunale di San Severo ha voluto riportare in auge il pallone della Palmieri. Purtroppo le restrizioni del Covid hanno portato un ritardo nella realizzazione dell'opera e lo spogliatoio verrà realizzato di qui a breve, proprio perché possa continuare ancora quella storia. Una storia che ha avuto tantissimi protagonisti. Io non li citerò ad uno ad uno, perché poi quando si fa l'elencazione delle persone capita sempre di dimenticarne qualcuno e qualcuno può averla a mano. Ma voi sapete, lo sapete meglio di me, lo sanno tutti gli appassionati, che sono tantissimi di pallacanestro a San Severo, che questa storia ha avuto tantissimi protagonisti. Uno di questi certamente è stato il professor Antonio Nigri. Come si è ricordato nella presentazione, dal 79 sino all'anno del suo pensionamento, docente di educazione fisica, per circa un decennio vicepreside e qualche anno preside reggente, docente di all'ISEP. Antonio Nigri è stato colui il quale, insieme a Cosimo Morfeo, a cui certamente intitoleremo un altro impianto che l'amministrazione comunale di San Severo intende realizzare di qui a poco, è stato l'iniziatore di tanti ragazzi alla pallacanestro. Antonio Miglio si è dedicato per tutta la sua vita a questi ragazzi, a questi giovani. Io lo ricordo perché, come se fosse ieri, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, la pallacanestro, i giochi della gioventù, erano lo strumento per combattere l'evasione scolastica. Negli anni 70 a San Severo il tasso di evasione scolastica era altissimo. Noi qui siamo prossimi al quartiere di San Bernardino, quartiere periferico, e mio padre si faceva dare dal comune l'elenco di quelli che compivano gli anni per iscriversi alla prima media. Verificava quelli che non si erano ancora iscritti e con il suo motorino, con il modello tra le mani, andava casa per casa a recuperare quei ragazzi. Ci andava da solo, anche in situazioni di pericolo, perché molte di queste famiglie, alcune, non erano semplici, erano complicate. E allora diceva al ragazzo: vieni a scuola, iscriviti, quest'anno facciamo i giochi della gioventù, l'anno scorso siamo arrivati alle nazionali, a Roma, abbiamo fatto secondo, siamo arrivati in finalissima. Perché non vieni? Puoi imparare a giocare a basket. Molti di questi sono stati convinti, sono stati avvicinati alla pallacanestro. E lui era il propugnatore di un'idea che si può condividere o no. Spesso nei consigli di classe litigava con i suoi colleghi quando alcuni di questi ragazzi, che certamente non avevano profitti sufficienti, venivano proposti per essere respinti. Allora già il termine respinto era un termine che a lui non piaceva, perché la scuola deve accogliere. Allora lui diceva: anche se non hanno la sufficienza, non li dobbiamo respingere. Respingere significa come mandarli a casa. Invece noi abbiamo fatto di tutto per tenerli con noi,
se li respingiamo, probabilmente l'anno prossimo questi a scuola non ci vengono più, e invece mi impegno io a farli studiare un po' di più insieme a tanti altri colleghi, tantissimi bravissimi professori e docenti, però loro l'anno prossimo a settembre devono stare qua. E si inventavano proprio farli studiare di più insieme alla Luna Presi, a tanti docenti, il tempo prolungato. La scuola media Palmieri fu la prima scuola a San Severo a portare il tempo prolungato, cioè si fa scuola non soltanto al mattino ma anche nelle ore pomeridiane. C'erano delle ore in cui i ragazzi con i docenti del tempo prolungato venivano aiutati a fare i compiti, perché l'idea sua e degli altri professori della Palmieri era quella che questi ragazzi nelle loro famiglie ci devono stare il minor tempo possibile, devono stare con noi la mattina a scuola, il pomeriggio a fare i compiti, e quando finiscono a fare i compiti li facciamo fare, allora si dice, nel gruppo sportivo, i giochi della gioventù, quindi corsa campestre, basket e pallamano. Questa è questa storia di questa scuola. Ma in questa scuola è iniziata la storia della pallacanestro a San Severo. Walter era un ragazzo della Palmieri e il bidello della Palmieri, Cosimo Morfeo, lo andò a prendere su via perché lui faceva calcio, e a 14 anni fu avviato alla pallacanestro. A 18 era già a Bologna in Serie A. Abbiamo detto adesso ai ragazzi, facendo il giro nelle classi, anche uno di voi, ragazzo di San Severo, alunno della Palmieri, se ha un sogno nel cassetto, ma se si impegna, se ce la mette tutta, può far sì che quel sogno, come è accaduto a Walter, possa diventare realtà. Perché nella vita chi è bravo, chi è merita, alla fine, dopo tanti sacrifici, dopo tanto lavoro, dopo tanto impegno, dopo tante amarezze, alla fine arriva. E Walter ha raccontato qualche episodio di amarezza e di sconfitta, ma ha detto: avevo il sogno di diventare un grande campione di basket, non andavo alle gite scolastiche, non andavo alle feste, perché quando c'era allenamento con Morfeo io ero in campo a tirare a canestro anziché andare alla gita scolastica e alle feste. Quindi grande sacrificio e spirito di rinuncia. Noi questa mattina consegniamo le chiavi dell'impianto alla scuola, alla preside, che ringrazio, una persona squisita, disponibile, io, una dei giovani presidi probabilmente di Italia. Io voglio darle atto pubblicamente della grande disponibilità e della grande cortesia che ha avuto anche nell'attendere una cantierizzazione non proprio sollecita dell'opera, quindi davvero la ringrazio. Noi oggi stamattina consegniamo all'amministrazione comunale, alla scuola, le chiavi di accesso a questo impianto perché qui possano fare educazione fisica i ragazzi della Palmieri, come accadeva quando era docente mio padre qui, e possano nelle ore pomeridiane tirare al canestro tanti tanti ragazzi, soprattutto coloro i quali non hanno opportunità e possibilità di fare sport. E questo diventa davvero un centro di aggregazione e di educazione per i ragazzi. In questo momento Dio solo sa quanto ne abbiamo bisogno. Dopodiché un ultimo aneddoto lo voglio dire su mio padre, perché è un tempo difficile quello che viviamo, aspettano sicuramente delle settimane molto dure, quindi un avversario, il virus, il Covid, sicuramente ostico, sicuramente insidioso. E accadeva sempre, prima di affrontare una squadra che sulla carta era più forte di noi, che prima di entrare in campo mio padre con gli occhi sbarrati diceva ai suoi ragazzi: ebbene, sulla carta forse loro sono pure più forti di noi, ma noi li possiamo battere. E questa cosa accadeva spessissimo. E quindi tutte le sfide, lo dico agli amministratori presenti e ai rappresentanti delle istituzioni, che abbiamo davanti, anche se l'avversario è tosto, anche se l'avversario è insidioso, anche se l'avversario apparentemente può sembrare più forte di noi, noi ce la possiamo fare, noi possiamo. Quindi, questo è l'auspicio, l'augurio che faccio a tutti voi, unitamente ai miei ringraziamenti
di figlio insieme alla mia famiglia per la vostra presenza e per aver voluto onorare Tonino Nigri. Grazie. Grazie al sindaco Francesco Giulio e soprattutto al figlio di Tonino Nigri. Chiamo il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Palmieri San Giovanni Bosco Valentina Ciliberti, anche lei presumo un po', non dico commosso, ma insomma soddisfatta anche delle parole del sindaco che ha avuto nei tuoi confronti tanti elogi. Sì, ecco sindaco, consegniamo le chiavi di questo pallone dal comune di San Severo all'Istituto Comprensivo Palmieri San Giovanni Bosco. Prego Valentina. Questa palestra sarà di supporto a tutte quelle classi, a tutti quei ragazzi che attraverso lo sport potranno sentirsi liberi di esprimersi, liberi di muoversi e soprattutto accrescerà la loro autostima, perché molto più spesso mi capita di vedere in giro ragazzi sempre con un cellulare in mano. Molto spesso questo cellulare viene utilizzato in modo improprio e ragazzi che addirittura non hanno un cellulare si sentono alienati dalla società. Attraverso lo sport possiamo dare una risposta a questi ragazzi, accrescere la loro autostima attraverso la condivisione di pratica sportiva, ma anche attraverso la condivisione di regole, quindi sentirsi parte di un gruppo, di far parte di un gruppo può raggiungere sicuramente livelli ben più alti e ben più ampi rispetto all'utilizzo di un cellulare. Io ringrazio l'amministrazione comunale perché attraverso la sinergia tra la scuola e il territorio noi possiamo garantire a questi ragazzi davvero un ambiente sano e sicuro. Auspichiamo che interventi come questi possano continuare a realizzarsi anche in futuro, anche perché, come diceva prima il sindaco, abbiamo bisogno di abbassare purtroppo quell'incidenza di dispersione scolastica che sul nostro territorio purtroppo è ancora troppo elevato. Quindi questa palestra servirà non solo in orario, come diceva il nostro sindaco, in orario antimeridiano, quindi per le classi della nostra scuola, ma anche in orario pomeridiano per consentire la realizzazione di progetti extrascolastici. Speriamo che di poter avere in futuro tante altre possibilità, come quella che accennava prima, la possibilità di un tempo prolungato. Noi come scuola quest'anno chiederemo anche un indirizzo sportivo, avendo a disposizione tutte queste belle strutture sul territorio, e chiederemo anche un indirizzo musicale, proprio per permettere a questi ragazzi di stare più tempo a scuola e meno tempo per strada. Grazie. Grazie al dirigente scolastico Valentina Ciliberti. Passiamo al momento un po' più sportivo e di basket in particolare con i nostri campioni, con Walter Magnifico e con Mario De Vicari. Abbiamo ricordato che la storia della pallacanestro a San Severo è nata su questo campo, è nata in questa struttura in un analogo, in un simile pallone presso statico negli anni 70. Qui San Severo ha costruito la prima parte della sua gloriosa storia nella pallacanestro, della sua formidabile avventura nella palla spicchi. Il capitano di Walter Magnifico era Franco Crudele, che è un nostro concittadino, un professionista stimato, un amico davvero. Mi hanno molto colpito le parole che ha scritto su Facebook nei giorni scorsi, proprio per questa cerimonia. E mi piace leggervi anche a Walter e a Mario. Il presso statico della Palmieri in via Picena è un'istituzione gloriosa, frutto del sacrificio e dell'abnegazione di uomini seri e di appassionati. Morfeo, Cassese, Emilio, Russi, Distillo, Cristalli e tanti altri, compresi i giocatori che da San Severesi gratuitamente hanno onorato la divisa giallonera, facendo conoscere la nostra città in tutta Italia e rappresentandone la parte migliore.
tante energie e risorse messe a disposizione dei giovani della città che hanno prodotto ottimi giocatori, campioni come Walter Magnifico, ma soprattutto uomini onesti e stimati da tutti ancora oggi. Questa struttura porterà il nome onorevole di uno dei protagonisti dell'epoca, ma io leggerò sempre accanto a Tonino Miglio i nomi di tutti coloro che hanno creato una leggenda e speriamo possa essere la fucina per nuovi campioni nello sport come nella vita. Franco Crudele, capitano della cestistica San Severo nella seconda metà degli anni 60. Walter e poi Mario. Ritengo che dobbiate dire qualche cosa. Walter, tu hai cominciato la tua carriera strepitosa, sei uno dei migliori giocatori della storia della pallacanestro italiana, ma l'hai cominciata qui, l'hai cominciata con Orfeo, l'hai cominciata con Miglio, l'hai cominciata con Dani Cassese, l'hai cominciata con la maglia giallorossa. Walter, forse è meglio se prendi il microfono, lo puoi togliere, sì, bene, ti è più comodo. Buongiorno a tutti. Sono veramente molto emozionato e anche commosso, grazie Francesco per l'invito, perché come hai detto tu, Michele, qui è cominciata un po' tutta la mia storia. È cominciata prima ancora che quella cestistica, la mia storia, diciamo, la mia vita da persona, perché salendo i gradini della scuola media Palmieri, ho cominciato, no, prima anche la scuola media Palmieri qui e poi parallelamente anche l'attività cestistica nella palestra, i primi tiri, i primi palleggi nella palestra e poi seppur anche solo 14, poco più di 14 anni la mia parte agonistica di quello che era presso stato dove i neri, noi neri guidati dal nostro capitano Franco Crudele abbiamo cominciato a dare le prime grandi soddisfazioni alla città di San Severese e tutto di San Severese. Oggi questa struttura è intitolata a professor Miglio, come abbiamo già ricordato, ci tengo anche io a ricordare, insieme a Cosmo, sono stati i pionieri del basket sanseverese, sono stati educatori, prima ancora che tecnici, educatori di centinaia di ragazzi, educatori allo sport ma soprattutto alla vita, e questa è la cosa più importante. Perché l'esperienza sportiva, anche per quella che è stata la mia personale esperienza, l'esperienza sportiva forma assolutamente come persona. Le emozioni che possono vivere e condividere insieme ai compagni di squadra o rispettare gli avversari o le componenti come possono essere gli arbitri piuttosto che gli allenatori o il pubblico stesso, la solidarietà che si ha tra compagni di squadra e anche con gli avversari sono elementi importantissimi e fondamentali affinché un ragazzo poi possa crescere nella maniera giusta e diventare un adulto, una brava persona. Oggi direi, come vi ho fatto un giro insieme alla direttrice Scorsa, un giro che ho salutato con molto piacere alcune classi, alcuni ragazzi. Ho ricordato che oggi, ancora più che 40 anni fa, non dico 50 anni fa, rispetto a quando ero bambino io, ancora più i ragazzi devono fare uno sforzo, perché le distrazioni che una volta non c'erano, mi ha ricordato il discorso del telefonino, di queste aggeggi elettronici, che sono distrazioni che molto facilmente possono sviare un ragazzo e quindi ho ricordato loro che oggi ancora più che certamente la passione, l'essere disponibili, l'impegno costante, quello che richiede lo sport, oggi devono avere la capacità di saper rinunciare, a qualcosa, che li porta poi con molta facilità ad ottenere un risultato. Molta più tranquillità. Oggi dobbiamo rinunciare, bisogna saper rinunciare per poi dedicarsi anima e corpo a qualcosa che può essere rappresentato da un loro sogno e da un loro obiettivo. Io sono felicissimo, il professor Miglio insieme a Cosimo Morfeo. Io non ho avuto la fortuna di essere
allenato da tuo padre Francesco, però so benissimo, all'epoca c'erano le due società, no? Ma erano società amiche, cioè nel senso che gli istruttori che rappresentavano il professor Vivi, Cosimo Maffeo, sono stati veramente dei personaggi per senso vero fantastici. Per quanto mi riguarda, io devo sempre riconoscere che la parte più bella della mia carriera è stata, sono stati gli anni qui a San Severo, da bambino nella palestra e poi qui con i miei compagni Franco e tutti gli altri a condividere le esperienze e le emozioni che abbiamo vissuto. Veramente mi commuove il fatto di essere rientrato e di rivedere questa struttura che poi è a disposizione sicuramente di tutti i ragazzi per lo sport, ma anche di tutti gli alunni per la scuola. Veramente mi fa piacere. Vorrei in conclusione fare un bocca al lupo a tutti gli istruttori, i dirigenti che delle società che si alterneranno qui nei pomeriggi nel insegnare la pallacanestro o altri sport ai ragazzi. Fanno un bocca al lupo perché tutti i ragazzi che allenano possano vivere la stessa esperienza con grande emozione di quello che ho vissuto io. Walter Magnifico, un grande capitano, un grande uomo, un grande sanseverese. E il testimone da Walter è qui passato a Mario Del Vicario, che per non so quanti anni, per un po' di incontri, insomma, è stato capitano della cestistica San Severo in Serie C, in Serie B, con tante avventure. Mario, il tuo ricordo, perché tu hai giocato anche tu, eri un po' più giovane su questo campo, e poi naturalmente hai continuato la tua avventura. Anche per me, c'è un po' di emozione. Le porte erano invertite, praticamente. Noi entravamo di là e iniziavamo a fare i nostri allenamenti con molto. È chiaro che parlare dopo Walter, che devo dire, lui è un'icona del basket, quindi è stato il capitano della nazionale. Però anch'io ho giocato a basket, sembra strano, vista l'altezza, ho giocato a basket, sono arrivato a giocare fino in anni dilettanti, quindi le mie belle soddisfazioni le ho prese e poi ho dato tanto, penso, per la cestistica San Severo, spero di dare ancora per le giovani. Anch'io come Walter ho avuto la fortuna di essere allenato da Antonio Vivi, però voglio ricordare un aneddoto. Antonio Miglio fece le finali nazionali con la sua squadra della Palmieri. Il settembre successivo organizzò un torneo, io non so se penso che pochi lo sanno, un torneo con tutte le squadre che avevano fatto le finali nazionali e chiese a me di giocare con la sua squadra. Chiaramente per me è un onore giocare per lui e fu un onore giocare per la sua squadra e per i colori di San Severo. Sono veramente emozionato, non pensavo che rientrare qui dentro mi avrebbe fatto questa sensazione. Chi mi conosce sa che mi parlo tantissimo, quindi per me è anche difficile dire qualcosa. Io non ho avuto neanche la fortuna di giocare con Walter, perché purtroppo ci passano 3 anni di differenza. Ma io non so se si lo ricorda. Si dovevano fare le finali nazionali, non ricordo dove, e all'epoca la squadra juniores, dove c'eri tu e c'era Sara, doveva andare a fare l'interzona per arrivare alla finale nazionale. Ricordo bene che decisi a Morfeo. Matteo, perché non facciamo venire poi con Mario Del Vicario, anche se tutti in pronto? Purtroppo io non potevo giocare, non so se te lo ricordo. No, guarda, è passato troppo tempo. Sì, ricordo benissimo. Senta, io che sto che curo le giovanili della cestistica, so quanto può essere importante una struttura del genere. Abbiamo bisogno di strutture e devo dire che il sindaco sotto questo punto di vista è veramente molto molto attento, qualunque cosa
chiediamo sinceramente, lui si mette tantissimo a disposizione. Spero che questa palestra, oltre alle mattine, possa servire anche a tutte le società che magari ne fanno richiesta, perché ne abbiamo veramente bisogno di strutture di queste, ne avremo bisogno veramente aiuto. Io voglio ringraziare il sindaco per avermi invitato, voglio ringraziare voi tutti per essere intervenuti. Grazie al capitano della cestistica Sarzavero per tanti anni, Mario Del Vitano. E siamo al presidente della Regione Puglia, che come spesso si dice quando torna a Sarzavero, si dice, visto che parliamo di sport, che qui gioca in casa. Gioca in casa perché è stato per un anno assessore della prima giunta del sindaco Emiliano. Ma secondo me oggi Michele Emiliano gioca in casa perché lui stesso è stato un giocatore di pallacanestro, tra l'altro suo papà è stato un giocatore professionista di calcio, Giovanni, ma lui ha giocato a pallacanestro, leggo fino alla Serie B con il Bus Bari, però probabilmente doveva essere la Rivestoni di Bari, in quegli anni era il Bus o la Rivestoni. Ecco, ora ce lo dirà, quindi Michele Emiliano è il presidente della Regione Puglia, ma è stato un amico e ancora un amico della pallacanestro. Prego presidente. Quelle sono così irraggiungibili che nessuno può fare. Oggi li stiamo provando, che si comincia sempre da un luogo più o meno come questo. Il mio lui ce l'ha in testa. Il mio luogo era un campo però vicinissimo alla sede della regione, bisognava fare 2 chilometri a piedi, si chiamava il campo della vista, era un campo scoperto. Il pallone negli anni 80 era un lusso. E poi in un campo come Mattonelle Rosso che lasciava il pallone pieno di polvere, e poi le mani di chi mi insegnava il tiro, ore e ore sotto il canestro, alzando la gamba e tirando, io ricordo le mani del dottor Rizzo, del mio Antonio Livio, che passava le ore con me a insegnarmi i fondamentali. E poi l'odore degli spogliatoi, dell'acqua fredda, perché non so adesso forse l'acqua è calda, ma allora l'acqua è fredda e basta. Un'altra cosa, non vi fate prendere in giro, l'avversario a Sansevero ogni volta che entrava nel palazzetto moriva di paura, perché io mi ricordo che ogni volta che venivamo a giocare qua, non so se i carabinieri confermano, era una roba complicata, e a me è successo una sola volta di vincere un amichevole, non mi ricordo neanche perché avevo fatto una marachetta, avevo giocato a pallone, mi ero rotto la mano, avevo i punti sulla mano e naturalmente non avevo detto niente al mio allenatore, alla mia squadra, se non mi fa male il polso, e quindi avevo una fascia dura. Dopo un po' sto pallone si era sporcato di sangue, quindi tutti chiedevano, ma chi è che perde sangue? E noi siamo rimasti chiusi nello spogliatoio un certo numero di minuti e ci sono venuti a prendere a un certo punto, perché qui il basket è l'anima stessa della città. Venire a giocare qui e sentirsi in casa a San Severo, per richiamare quello che mi hai detto, significa fare l'impossibile per vincere una partita. L'impossibile. Io lo so che fare l'impossibile è un modo di dire, però ci sono alcuni luoghi dove l'impossibile viene tentato in tutte le maniere. San Severo è uno di questi posti. Lo dico alla preside. È uno di quei posti dove anche le cose difficilissime, grazie diciamo anche a quella rabbia che dalle periferie, se viene incanalata bene, ti fa vincere un mondiale, ti fa vincere un'Olimpiade, ti fa vincere un campionato, perché quella rabbia di chi, come è successo a me, nei primi anni della propria vita è costretto a emigrare, viene respinto, perché quando torni ti mettono in una classe che non è uguale a quella dei VIP della città. Io mi ricordo che accanto a me all'elementare c'era una classe dove erano tutti belli, no? Io invece stavo in una classe dove il maestro era addirittura un ex paracadutista, che era l'unico che ci diceva vada.
però quelle rabbie che alle volte fanno disperare i professori, sono le rabbie di LeBron James, che lui stesso dice: se non avessi fatto il basket probabilmente avrei fatto una brutta fine. Allora, per chiudere, chi si mette dietro col motorino o con un doposcuola gratuitamente, perché noi veniamo dall'epoca in cui tutto avveniva gratuitamente, quindi i giocatori, noi mettevamo le scarpe alla prima squadra, e tutto questo ha costruito un'idea di una città, perché questa città senza il basket non avrebbe l'identità che ha. E questa forza di San Severo io l'ho vista, l'ho apprezzata, ed è il motivo per il quale faccio il tifo per voi, con tutto il cuore e con tutta la forza San Severo, e viva i ragazzi di questa città. Grazie, grazie al Presidente Emiliano, che dimostra sempre la sua sensibilità verso la nostra terra e la nostra città. Siamo in conclusione di questa cerimonia. Io vorrei togliere i panni del detto stampa del comune e chiedere al Francesco Miglio, non al sindaco, intanto quanto senti tu a questa struttura? Qui sono i ricordi della mia infanzia. Se mi fermo un attimo, sono ancora le urla di mio padre, e se guardo questa linea lo vedo ancora zompettare davanti durante la partita, gridare dal primo all'ultimo secondo. Quindi qui è la mia infanzia, questa è davvero, oggi sono molto emozionato, ho avuto anche difficoltà di elogio a un certo punto, perché l'emozione è tanta, perché ogni centimetro di questo luogo parla di mio padre e del mio rapporto con lui. Francesco, e quanto Tonino oggi, cosa avrebbe pensato meglio Tonino oggi con questa cerimonia di intitolazione? Mio padre era, lo avrebbe conosciuto, uno molto schivo, molto austero. Quando andò in pensione si dovevano fare un tranello per farmelo venire qui a scuola, perché i colleghi lo volevano salutare dandogli un regalo, gli regalarono un orologio. E qualche giorno prima gli avevamo detto di questa cosa di pensionamento, lui ha detto assolutamente no, assolutamente no. Il preside Rago all'epoca, una mattina d'accordo con noi, lo chiamò perché si inventò che era arrivata una documentazione, non so da quale ente, che metteva in discussione la sua pensione. Mio padre chiaramente si arrabbiò molto questa cosa qua, perché era tutta una scusa. Arrivò, lui dice: oh, noi dobbiamo accompagnare, lo accompagniamo. E all'ingresso delle scale non trovò la segretaria, così come gli era stato preannunciato, con questa documentazione per capire se aveva sbagliato la sua domanda di pensione, ma trovò tutti i colleghi che lo salutarono affettuosamente, e lui da un secondo il suo viso, dall'incazzato che era, divenne con lo slancio di grande umanità di cui lui era capace. Quando si vinceva una partita suonava la sirena e correva dalla panchina a centrocampo ad abbracciare i suoi ragazzi, e lui ci teneva molto, soprattutto a quelli del quartiere San Marco. Oggi, diciamo, sta cosa mi fa piacere, che se gli avessimo detto che c'era questa cosa lui non sarebbe venuto. Però quindi dovevamo fare un tranello, dovevamo dire che era successo qualcosa a scuola e che qualche documentazione del suo fascicolo non era a posto, altrimenti non ci sarebbe venuto. Però sono convinto che è qua e gli fa piacere la presenza di Walter, lui parlava sempre di Walter con i ragazzi, infatti io non a caso ho ripetuto ai ragazzi le cose che ho sentito dire a mio padre, dice: Walter ce l'ha fatta, quindi se ci impegniamo pure voi potete andare a giocare la Scalolini. Chi l'ha detto? Noi abbiamo avuto un magnifico Foschini, Di Monte, e c'erano tutti i ragazzi che erano arrivati in Serie A. Molti di questi erano ragazzi della famiglia, Gino Vecchia a Imola, ed era un ragazzo di San Bernardino, è stato grande poi di Imola, e li citava sempre, perché alla fine diceva: se ci crediamo, i vostri sogni non possono diventare realtà, però vi dovete impegnare, vi dovete sacrificare e ci dovete credere. E io ho ripetuto le sue parole questa mattina ai ragazzi insieme a Walter quando siamo andati a salutare. Grazie Francesco, signora Teresa, questo è il modo scolastico sportivo dedicato al professor Tonino Miglio. Grazie al presidente Emiliano, a Walter Magnifico, Mario Vicario, Valentina Ciliberto, e a tutti voi. Buon proseguimento di giornata.
aspetta. Il campo viene inaugurato con un tiro a canestro di Walter Magnifico e del presidente della regione. Non stanno per giocare.